Buongiorno coach, innanzitutto complimenti per la gara, anche se non ho ancora visto niente, però presumo dalla tua soddisfazione che sia andata e basta. Devo dire che sono i primi due giorni in cui comincio un po' a accusare, insomma, le energie non sono quelle di 4000 calorie al giorno. Allora, dopo il giorno off perdo sempre dal mezzo chilo al chilo. Infatti ieri mattina ero 89, ma ad oggi il peso è ancora 87,5. Non so come faccio a reggerlo. La soffro un pochino la giornata, la prima giornata senza carbo in circolo. Allora, credo che il problema di questi 2, 3, 4 giorni di fatica sia poi sfociato in un problema di stomaco. No, i carichi vanno, cioè al momento li sto tenendo. Certo, comincio i primi 10 minuti di allenamento che sembra uno straccio, poi mi parto e... Coach, buonasera. Ti rubo un minuto di tempo. Allora, sono figa titubante, ogni giorno cambio idea sul discorso di gareggiare o no. Mi rimetto un po' anche a quello che mi dici tu, perché lucidità ne ho poca, però qui adesso un po' la situazione è un po' problematica e la paura di non gareggiare comincia un po' ad esserci. Ok, allora siamo a giovedì e io ho sabato Ale in gara. E a Perugia, UABA, bella competizione, leggerà come classic. Attualmente il peso è 83,4 e devi rientrarmi 82. Siamo a giovedì, sabato, quindi visto che mi avete fatto tante domande per quanto riguarda l'essere un preparatore, che cosa vuol dire tutto questo, ho pensato. Vi porto da oggi fino a sabato, domenica mattina, all'interno di questa preparazione. Nel frattempo vi do qualche tips carina anche e qualche spunto su quelli che sono gli argomenti un po' più in voga riguardo all'essere un preparatore. Quindi parliamo di che cosa vuol dire essere un preparatore in generale. Quindi situazione ideale 83,4, la pesata ce l'avrà sabato mattina alle 10, la competizione tra le 17 e le 20, qualcosa del genere. Quindi mi devi rientrare 82 kg alle 10 e l'idea è quella di farlo arrivare 82 kg alle 10 con una manipolazione di acqua e sale e poi farlo ricaricare. Questo video uscirà che la gara sarà logicamente già conclusa, potete trovare tutto quanto sul log di Ale, su Rhino Nation. Io nel frattempo mi faccio la mia avena, che è lo spuntino che ho nei giorni off, perché oggi per me è un giorno off. Allora, quella proprio la facciamo a parte. Quindi vado a fare la mia vena. Sì, con Ale attualmente siamo a 6 grammi di sale, 6 litri d'acqua, quindi faremo una manipolazione abbastanza tranquilla. Credo domani saremo sui 3 grammi di sale, 3 litri d'acqua. E sì, con Ale siamo stati fino adesso a 6 grammi di sale, 6 litri d'acqua. Oggi 3 grammi di sale, 3 litri d'acqua. E domani scaricheremo anche un filo di più, in questo modo l'aldosterone, i livelli di aldosterone sono elevati, la diuresi è incentivata, però non ricevendo più sale e acqua continua a buttare acqua fuori e non ne riceve più dall'esterno, quindi teoricamente dovrebbe esserci un effetto di diuresi drenante molto molto accentuato. E vediamo tutto quanto come va, perché c'è anche di mezzo il viaggio da Milano a Perugia, quindi quella è una variabile, comunque andremo a vedere. Nel frattempo mi preparo la mia vena e parliamo un pochetto noi, perché voglio darvi il primo insight sull'essere un preparatore, ossia quali sono le differenti tipologie di preparatore, perché sapevate che c'erano differenti tipologie? Adesso andiamo a vedere. Ok, allora, mentre la vena si fa... Troppo. Non è successo niente. Allora, mentre si fa la vena, dicevo, il primo argomento che voglio affrontare riguarda le tipologie di coach, di preparatore che ci sono, perché si dà molto per scontata come cosa, però in realtà parlare di preparatore è molto generale, generalista come argomento.
Io il paragone che possiamo fare è un po' quello del medico, senza logicamente entrare su due cose completamente diverse. Però, bene o male, se ci pensate, il medico, abbiamo il chirurgo, abbiamo il medico di base, abbiamo lo specialista che fa le visite, abbiamo il medico che sta al pronto soccorso, eccetera. Quindi ci sono sia delle differenze da un punto di vista di specializzazione, quindi di materia, sia delle differenze proprio da un punto di vista del modus operandi, cioè non troverete mai il chirurgo quando vi presentate dal medico di base della ASL e tutto il resto, viceversa non troverete mai un medico di base in sala operatoria che sta là a decidere, almeno non dovreste. Quindi con il preparatore ci sono esattamente queste peculiarità. In primis, per quanto riguarda il modus operandi, ci sono tante tipologie di preparatori diversi. Ci sono preparatori che si basano soltanto sul mandarvi una scheda e poi ci si sente ogni tot con delle consulenze. Ci sono preparatori che sono molto più, tra virgolette, come dico io, invadenti, quindi preparatori con cui ci si sente giornalmente, quotidianamente, si fa il report e tutto il resto. Ci sono preparatori molto più, diciamo, raffinati, che mandano delle schede fatte di tutto punto in PDF con gli schemini, tutte le cose specifiche, preparatori che scrivono le schede semplicemente su WhatsApp o sulle mail. E non c'è un meglio o un peggio, si tratta semplicemente di quello che la persona poi va a ricercare, come anche con il medico, cioè nel senso, io se ho necessità di fare un intervento di appendicite non andrò mai dal medico di base, vado direttamente in pronto soccorso che mi manderà in sala operatoria con un chirurgo e tutto il resto. Allo stesso modo, se io sono un neofita che ha bisogno semplicemente di una scheda di allenamento, andrò da un istruttore in sala, oppure da un preparatore, oppure da un coach preparatore che online dà delle schede fatte così una volta, poi ci risentiamo tra 8 settimane, eccetera. Se sono un ragazzo, un atleta, una ragazza che già sono diversi anni che si allena, ha dimestichezza, ha bisogno di una guida, allora anche là ci sono differenze. Magari ho bisogno di una presenza veramente costante tutti i giorni, quindi ho bisogno di un preparatore, di quelli più invadenti, che si fa sentire sempre, costantemente, quotidianamente, o ho bisogno, magari sono un po' più autonomo, indipendente, e ho bisogno di un preparatore che semplicemente mi dà delle schede e poi io sono totalmente autonoma. Io, per esempio, la cosa differente, come atleta ho sempre avuto bisogno di un preparatore che mi lasciasse abbastanza indipendente, non perché non ho bisogno di sentirlo, perché voglio stare per le mie e tutto il resto, ma perché semplicemente sono autonomo. Quindi nel momento in cui mi mandavano delle schede, delle cose, magari c'era un esercizio che non potevo fare, un macchinario che è, o un alimento che non digerivo, eccetera, sapevo esattamente come gestirmi, cosa sostituire, cosa fare e tutto il resto. Quindi non avevo bisogno di una presenza costante e tutto quanto. Però come preparatore io ho molto più piacere a lavorare con una presenza costante nei confronti dei ragazzi, nei confronti delle persone che seguo, voglio sentirli, voglio starci a contatto il più possibile, sentirli giornalmente e tutto il resto, pur dando la possibilità alle persone di scegliere quale modalità preferiscono. Quindi se preferiscono un coaching appunto un po' più penetrante, che è una cosa che ad esempio richiedo di default, proprio come tra virgolette obbligatorio per tutti i ragazzi che devo portare in gara, come ad esempio vedrete adesso con Alessandro, oppure una modalità un po' più tranquilla in cui ci si sente semplicemente tramite report. E di nuovo dipende esclusivamente e specialmente dalle persone. Quindi quando parlate di preparatore, quando in generale o volete essere dei preparatori o volete rivolgervi a un preparatore, la prima cosa da tenere in mente è questo, che ci sono tante tipologie di lavoro differente. E vi posso dire anche questo, noi abbiamo lavorato con atleti e lavorato con tecnici, affiancato tecnici veramente di altissimo livello. Vi posso dire che più il livello si alza, più il ruolo del preparatore è in qualche modo meno professionale, se vogliamo, nel senso che ad alti livelli il preparatore è tanto se fa la scheda di allenamento, nel senso che molto se ha un preparatore che lo cura manicalmente allora lo fa, però normalmente dà delle indicazioni di base. Questa è una cosa che va molto in voga, dare delle indicazioni. Perché? Perché se ho un atleta agonista che sono 10 anni che si allena, lui sa come deve allenarsi, quindi gli dico: senti, il volume lo teniamo così, teniamo questa split, fammi questi esercizi, stai su queste cose, a meno che il tecnico non abbia poi un modus operandi particolare. Però generalmente dà delle linee guida, l'atleta sa perfettamente, è perfettamente in grado di rispettarle, andando a plasmare tutto quanto su di sé, sui macchinari che ha, sulla disponibilità e tutto il resto, sulle sensazioni e tutto. E poi generalmente le cose vengono fatte magari su WhatsApp, della serie: guarda, ok, sta settimana aggiungimi 50 grammi di carbo, allora fai questo o quest'altro. Quindi l'atleta semplicemente si segna: ok, devo aggiungere, che ne so, questa settimana mettimi 50 grammi di riso in più. Perfetto, l'atleta se lo segna, c'ha la sua alimentazione scritta da qualche parte, ammetto quel che è, aggiungi 50 grammi di riso magari nel post workout, dove preferisce, dove sente meglio, e via. Oppure il preparatore gli dice: aggiungimi, che ne so, 70 grammi di avena al mattino.
E l'atleta lo fa e fine, non è che manda tutto il programma fatto bene o aspetta un report, eccetera. Quindi più si va avanti di livello, più il rapporto è, da questo punto di vista, meno professionale, ma anche più intimo, che è una cosa assolutamente bellissima. Che è poi io come gestisco le ultime fasi di gara, tipo adesso con Alessandro, tutto tramite WhatsApp. Lui mi manda la condizione, il peso, ok, fai questo, fai quest'altro, senza stare a mandare un programma tutto carino e tabellato come normalmente noi facciamo, ma perché ho un disturbo ossessivo compulsivo, quindi deve essere tutto quanto preciso, bello e tabellato, anche per poi poterla riconsultare. Ora, l'altro discorso riguarda la specializzazione, nel senso che anche una cosa importante è che ogni preparatore è specializzato in qualcosa, quindi ci sono preparatori che sono molto in gamba e molto specifici, specializzati in quella che è la fase di off-season, quindi preparatori che tra virgolette ti fanno mettere massa in generale, sono bravi a farti guadagnare tanti chili di peso, e preparatori che invece sono specializzati sulla contest prep, quindi... per esempio, faccio un esempio, a me personalmente, la mia idea personale, quindi un'opinione personale, a me Jordan Peters non piace come gestisce la contest prep. Ci sono preparatori come ad esempio Niasin, come molti altri, che sono molto più bravi e che sono specifici proprio per la contest prep, che la gestiscono bene. Così si potrebbero fare veramente tantissimi esempi, però ci sono preparatori che sono, ad esempio pure un John Bennett, ad esempio pure Joe Bennett è hypertrophy coach non a caso, perché lui gestisce bene tutto il processo ipertrofico eccetera, ma non cura la contest prep. E questo vuol dire che sia in base a quello che voi ricercate dovete seguire il preparatore, dovete cercare un preparatore, nel senso che se siete agonisti di alto livello dovete cercare un preparatore che sia bravo nella contest prep, se non siete agonisti e semplicemente volete mettere massa e tutto il resto, cercate un preparatore che sia specifico e specializzato in gamba sulla fase di off season, che poi magari cura tutte e due le cose, però è importante, è famoso, è bravo da quel che vedo, perché mi piace come conduce l'off season. Ok, perfetto, vado da lui. Ci sono agonisti, e questa è una cosa molto molto comune a un certo livello, che hanno più figure, ad esempio un Terence Raffini, lui ha Joe Bennett per quanto riguarda l'allenamento e Meadows che gestisce invece la parte dell'alimentazione, la contest prep e tutto il resto, con tutto che Meadows è fenomenale in allenamento, però semplicemente con Joe si trova meglio, quindi c'ha due figure. E molto spesso va questa cosa che c'hanno una figura per quanto riguarda la gestione dell'alimentazione, la gestione della contest prep, magari con un nutrizionista sportivo, un preparatore che è nutrizionista, e invece c'hanno un allenamento gestito da qualcun altro. Di nuovo, anche questa è una bella cosa, perché si instaurano delle belle collaborazioni anche tra preparatori che si conoscono, si rispettano a vicenda, eccetera, eccetera. Quindi sicuramente un aspetto sul quale ragionare. Per cui, quando parliamo di preparatori, io quello che vi dico è che non c'è un meglio o un peggio, ci sono semplicemente figure differenti. Quindi quando andate a vedere qualcuno, o dovete capire voi anche chi siete, come rivolgervi e tutto il resto, il consiglio principale che vi posso dare è quello di ragionare proprio su queste specifiche. Non esistono i tuttologi, anzi diffidate assolutamente dai tuttologi, basatevi su semplicemente quella che è l'area specifica in cui la persona vi ispira fiducia, in cui voi volete specializzarvi, che poi questo non vuol dire ignorare tutto il resto, avere una conoscenza di base e tutto quanto, però quella che è il vostro punto forte o quello che ricercate in un preparatore. Quindi that's it per quanto riguarda questo primo argomento. Credo che sia abbastanza importante, che dovrebbe portarci a riflettere un po' tutti quanti. Oggi giorno off, tra poco vado a far cardio, quindi giornata abbastanza tranquilla. Domani ho gambe, per cui noi ci vediamo domani. Allora, ci siamo il giorno prima. Ehi. Allora, venerdì mattina, the day before. Allora, stamattina Ale si è svegliato alle 6, quindi un po' prima, e il peso era 83,8. Diciamo, lui dice al solito orario, presumo 83,4, tra un'oretta e mezza. Gli ho fatto fare 45 minuti di cardio LIS, anche perché deve farsi da zona Milano a Perugia in macchina, quindi butta via un po' di cose e vediamo come va il discorso del viaggio. E dopo ogni pasto, i suoi pasti che gli ho dato per la giornata li potete leggere su Rhino Nation. Comunque, dopo ogni pasto si fa 10 minuti di posing, ok, per veicolare un po' tutto quanto, perché poi è
giorno off, e appena torna mi manda, appena arriva mi manda delle foto, così vediamo un attimo la situazione. Allora, volevo parlarvi di come diventare un preparatore, perché è una domanda che mi viene fatta spesso, su come potete iniziare, come si può intraprendere questo lavoro, come lanciarsi, eccetera eccetera. Quindi credo che possa essere un argomento super super interessante. Allora, veniamo a noi. Io tra parentesi oggi c'ho una bella sessione di gambe, quindi sto buttando via la tensione registrando il video, che è qualcosa che bene o male mi distrae e rilassa sempre, perché c'ho l'hack squat, quindi mi vedrete dopo e speriamo che vada bene. Allora, come diventare coach online? Innanzitutto servono due requisiti di base, senza i quali tutto quello che dirò da qua in avanti ignoratelo totalmente, anzi vedete proprio questo video e magari godetevi il workout dall'altra parte, comunque ignorate del tutto. Allora, coach online, il primo requisito di base è lo studio, dovete studiare, ci deve essere un bagaglio di teoria che solidifica tutto quanto, vedetelo come le fondamenta del palazzo che dovete costruire. Ora, ci sono tanti tecnici che non hanno studiato, che sono delle capre ignoranti? Sì, ci sono tanti tecnici che lavorano solo sull'empirico, mettiamola così che è un po' più carina. Sì, assolutamente, però vi assicuro che sul lungo periodo, se non avete una solida base teorica, affondate. Quindi potete essere delle meteore momentanee, potete trovare degli atleti che geneticamente sono portati, che vi fanno pubblicità, tutto il resto, andare bene per un periodo, però sul lungo periodo quello che vi tiene a galla è una solida base teorica. Quindi questa è la prima cosa. Ora, che percorso fare? Perché purtroppo in Italia non c'è un corso preciso, specifico, non c'è neanche un albo dei personal trainer, dei preparatori, a maggior ragione di bodybuilding. Il consiglio che posso dare a tutti quanti è di prendere il percorso universitario, fare scienze motorie specialistica in nutrizione umana, ok? Così è sicuramente il percorso migliore che potete fare, al di là di corsi, corsetti, cose. Con quello avete una base teorica. Ora, quanto è solido, quanto vi dà di solidità da un punto di vista teorico, dovete vedere un po' il percorso universitario come qualcosa che vi dà delle basi anche per ragionare, ok? Quindi non dovete vedere le singole cose che vi spiegano, che sicuramente col bodybuilding hanno poco a che fare, però vi danno sicuramente una buona solidità. E qua arriviamo al secondo punto che vi permette poi di essere veramente avanti rispetto a tutti gli altri, ossia dovete avere voglia, passione di fare, dovete avere quella fame, sentirvi proprio assetati, affamati di conoscenza, dovete voler ricercare sempre quel qualcosa in più, fare delle ricerche, guardare i podcast, cercare dei corsi che ci sono, andare a dei corsi, farvi chilometri e chilometri in treno, andare in altri paesi, in altre regioni, farvi delle ore in macchina per poter vedere un corso, per poter vedere un tecnico, per fare un PT. Dovete avere quella brama di conoscere tutto quanto, quella passione, quel fuoco dentro. È veramente questo che fa la differenza sul lungo periodo, perché magari ci mettete un po' di più a sbocciare, però credo che fa la differenza anche per voi, per essere felici, perché se non c'è questa passione, allora perché dovreste fare i preparatori? Ci sono tanti altri bei lavori che potete fare, tante altre cose, per cui perché farlo? Dovete avere quel fuoco dentro, è quello che vi permette di avere la marcia in più, perché purtroppo, di nuovo, non essendoci un percorso preciso e specifico, dovete sostanzialmente far fronte a una concorrenza che è pressoché infinita. Ora, all'atto pratico, posto che abbiate questi due requisiti, come fare? Allora, mi duole, tra virgolette, dirlo, però il punto cardine adesso, in questo momento, sono i social. È là che avete possibilità di farvi pubblicità, di farvi conoscere, di marciare, quindi sicuramente la vostra, è brutto da dire, però la vostra strategia social, diciamo la vostra presenza sui social, il vostro comportamento sui vari social è di straordinaria importanza. Ora, quello che vi consiglio per iniziare proprio alle basi è iniziate a lavorare, quindi inizierete magari facendo degli istruttori di sala o comunque iniziate a seguire qualcuno. A questo punto, se siete bravi, se avete studiato, se avete quella voglia di conoscere tutto il resto, instaurerete un bel rapporto con questa persona e porterete questa persona ad avere dei risultati. Perfetto, avete già un prima dopo da mostrare. In più al contempo state studiando, state imparando, state facendo esperienza, avete la possibilità di mettervi in gioco facendo dei video, facendo dei post, scrivendo qualcosa, insomma, mostrando la vostra presenza come professionisti sui social, qualsiasi piattaforma essa sia. Ora, io sono una capra del marketing, logicamente non ho una strategia di marketing vera e propria, semplicemente faccio quello che mi chiedete, faccio quello che sono, vi mostro quel che sono. Questo è quello che noi facciamo da un punto di vista di marketing, quindi non sto a dirvi come comportarmi nelle diverse piattaforme, cosa fare, cosa non fare, perché sinceramente non lo so neanche io. Vi dico quella che è la mia esperienza e quello che vedo essere.
La cosa importante però nel momento in cui avete capito delle cose da dare, quindi dei post da fare, dei video da fare, dei prima dopo da mettere, poi più prima dopo mettete più vi arrivano clienti, più potete fare prima dopo e tutto il resto, ok? Avete capito anche dove indirizzarvi, bene o male, quali sono le cose che fanno più per voi, che il pubblico che state costruendo richiede e tutto quanto. Perfetto. Una volta capito dove fare e avendo la costanza di farlo continuamente, anche se all'inizio avete poche visualizzazioni, pochi risultati, ragazzi, noi siamo stati anni e anni a avere 200 views su YouTube perché eravamo meno male tecnici, ci conoscevano in pochi, non eravamo mainstream, eravamo piccoli, ok, a posto, abbiamo continuato a pubblicare, c'è stato un periodo in cui pubblicavamo un video al giorno, ok? Insistere semplicemente, quindi questa è la cosa importante. Quindi posto che avete capito delle cose da postare, che tipo di contenuti postare, avete magari una scadenza, se volete farvi una scadenza, avete la costanza di continuare a farlo passo dopo passo, mese dopo mese, anno dopo anno, con la massima pazienza possibile, mentre studiate, quindi anche qualcosa che vi aiuta a comprendere meglio gli argomenti perché gli rispiegate tutto il resto, a questo punto l'altra cosa importante, dovete essere presenti, dovete iniziare ad essere, purtroppo con i social non ci sono, è come se non ci fossero dei momenti specifici in cui stare, dei ritrovi, però ci fosse sempre un gigantesco ritrovo, nel senso che tempo fa c'erano le fiere, tempo fa c'erano le gare, era quel momento in cui ci si ritrovava tutti quanti, adesso è sempre un'occasione per ritrovarsi. Quindi noi abbiamo costruito Rhino Nation, è una community dove lo scopo è anche quello di creare un ambiente in cui la gente inizia a conoscersi, a vedersi, ok? Ci sono tanti workshop che i tecnici vanno a proporre in Italia come anche all'estero, ci sono tante occasioni per farvi vedere, post che potete fare o discussioni in cui potete entrare, che sia all'interno di Facebook, nei forum di nuovo di Rhino Nation, piuttosto che all'interno di post di Instagram, domande che potete fare ad alcuni tecnici, commenti che potete fare, osservazioni che potete fare senza essere saccenti, ok? Quindi logicamente se vi rivolgete a qualcuno che ha tanti anni alle spalle non è che dite no, questa cosa è sbagliata perché secondo me di qua e di là, no, fate delle domande. Ora, voi vi metto anche dalla mia parte, noi riceviamo, cioè abbiamo direct bene o male abbastanza attivo, diciamo, per i più di 10.000 follower che abbiamo, per cui ci sono persone che io vedo saltuariamente, che fanno qualche commento qualcosa, e persone che proprio riconosco, di cui so il nome, bene o male individuo. Okay, quindi quando mi scrivono io so già che è una persona che mi segue, che ha commentato queste cose, magari che ha comprato un programma, che l'ho rivisto su Rhino Nation, che l'ho rivisto su un gruppo, quindi se questa persona è un professionista, nel momento in cui magari va a mettere un post, un contenuto interessante, io già ce l'ho in mente, dico aspetta fammi vedere Giuseppe che cosa ha postato, perché questo è un ragazzo che mi segue, che commenta sempre, fa degli argomenti interessanti, fa dei ragionamenti interessanti, fammi vedere che cosa ha messo, ah, è una cosa carina, simpatica. Questo fatto con me, tra virgolette, come con altri tecnici e altre cose, vi permette di farvi conoscere, di farvi un nome, in modo che pian piano tutti vi inizino a identificare. E magari quando salta fuori un'occasione, tipo quel tecnico apre una palestra, vuole aprire qualcosa, allora dice ok, vediamo un po' chi posso fare, fa un annuncio, ok? Ho bisogno di persone nel team, ho bisogno di questo, ho bisogno di quest'altro. Voi scrivete, ah, ecco, questo è Giuseppe. Giuseppe ha fatto sempre osservazioni intelligenti, è un ragazzo che comunque so essere in gamba, quindi al di là del curriculum, al di là delle cose, mi ispira fiducia. Conosciamolo dal vivo. Oppure l'ho già conosciuto dal vivo perché, per esempio, è venuto a un mio workshop, ok? Quindi noi le occasioni migliori che abbiamo avuto sono state proprio andando a conoscere di persone tecnici o interagendo con loro. Quindi noi abbiamo ospitato Eugene, abbiamo fatto delle live con Bennett, abbiamo collaborato con John Meadows, cioè sono tutti tecnici di fama internazionale. Come abbiamo fatto? Semplicemente stando là, andando ai loro eventi, viaggiando e spendendo migliaia e migliaia di euro per farlo, e quindi reinvestendo tutto quello che guadagnavamo per iniziare a farci conoscere, a farci vedere. Quindi io so che quei tecnici, nel momento in cui beccano il mio nome da qualche parte, sanno già chi sono, non è un nome tra i tanti, e questo è un qualcosa che ti permette di avere quella spinta in più, perché nel momento in cui c'è l'occasione di fare una collaborazione o delle occasioni lavorative e tutto, voi ci siete, ossia fate parte in qualche modo della community, di una cerchia un po' più ristretta rispetto a tutta quella generale. Quindi questo è un po' il discorso. Logicamente, di nuovo, non riesco a entrare specificamente nei dettagli di quelle che possono essere delle strategie di marketing o cose del genere, però spero di aver fatto passare il messaggio di fondo, ossia fatevi conoscere, siate presenti, perché questa è una cosa di fondamentale importanza.